Il 5 maggio del 1840 nasceva a Castel di Sangro Teofilo Patini, un grande artista e docente italiano al quale non solo le municipalità abruzzesi, ma anche quelle di Roma e Napoli hanno dedicato vie e piazze. Sono trascorsi 182 anni e la sua città lo ha voluto ricordare nel giorno del suo compleanno. Sono date impresse nella memoria della nostra comunità, non solo di Castel di Sangro, ma nell'intero territorio regionale. Un artista che ha dato tanto, ma soprattutto ha trasmesso dei messaggi straordinari, soprattutto di quella che era la condizione sociale della gente abruzzese, soprattutto della gente contadina abruzzese. Esprimeva con grande maestria quella condizione, soprattutto io sottolineo quello della donna. L'opera di Bessie da Soma è l'emblema dello sfruttamento della donna, quindi oramai un antesignano conclamato in questo senso, quindi siamo tutti orgogliosi di essere stati sostanzialmente legati e quindi di continuare in questo rapporto con l'opera di Teofilo Patini, da Castel di Sangro passando per Sulmona, per Prato la Peligna e per L'Aquila e tutto l'Aquilano, dove insomma le opere sono in qualche modo diffuse in tante famiglie, in tante gallerie d'arte. Il 16 novembre del 1906 si concludeva a Napoli la vicenda umana e pittorica di Teofilo Patini, vissuta con schiva e sobria semplicità, aliena da ogni ambiziosa scalata al successo e sostenuta da un profondo credo sociale e politico mai sconfessato. La città di Castel di Sangro oggi lo ricorda. Sì, oggi la ricorda con un semplice mazzo di fiori qua presso il monumento eretto in piazza Teofilo Patini, ed è sicuramente quell'occasione per rilanciare la sua grande opera. Anche sull'Aquila stiamo promuovendo iniziative, è impredicato il possibile ripristino della statua che era posizionata su Piazza del Teatro, una vicenda un po' spiacevole perché poi venne rimossa con la scusa tra virgolette della fusione per le esigenze belliche. Insomma, si sta costituendo un movimento che rilancia e sollecita quindi il ripristino di questa statua proprio in Piazza del Teatro all'Aquila. All'interno di Palazzo De Petra a Castel di Sangro c'è la Pinacoteca Patiniana, una mostra permanente interamente dedicata alle opere del Patini e dei suoi allievi. Tra le opere di grande importanza storico-artistica spicca il maestoso Bestie da Soma, conservato fino al 2009 presso il Palazzo del Governo all'Aquila e qui traslato temporaneamente a seguito del terremoto del 6 aprile. È un uomo che va controcorrente, è un uomo non asservito al potere, ma aveva proprio questa sua missione di far ricordare a coloro che avevano il potere che esistevano anche le persone povere. E quindi questo è il grande merito, questo suo grido, queste grandi rappresentazioni relative alla vita disperata della gente più povera. È un grande onore, io mi commuovo ogni volta che parlo di Teofilo Patini, è un artista immenso, ringraziando naturalmente anche il grande professor Savastano, che è stato colui che ovviamente ce lo ha fatto conoscere. Il nostro compito è quello di divulgare, se ancora è possibile, la figura e l'importanza di questo nostro grande artista.